Ora dico subito il rapporto dell'Osservatorio Tecnico sulla Sicurezza e la Legalità nel Lazio in collaborazione con Libera quest'anno ha ovviamente un significato particolare. Questo è stato l'anno di Mafia Capitale, chiesta che noi viviamo come un elemento di liberazione e di rigenerazione democratica possibile. La particolarità del Lazio e di Roma rispetto alle altre regioni e alle altre città è che non c'è una mafia che prevale l'un sull'altra, non c'è una mafia egemone. A Roma c'è spazio per tutti, a Roma c'è la dimensione di una pace, di una pax tra le consorterie criminali, perché a Roma si pensa di più agli affari e non alla violenza. Cominciamo a fare e a riflettere su che cosa ha significato, su che cosa significano, che cosa hanno comportato questa pluralità di presenze mafiose di cui parlava anche prima Gianfredi su un territorio come quello romano. Il mio invito è pressante, accorato ed è: non c'è molto tempo per farlo, facciamo. Credo che il combinarsi della crisi economica, sociale e morale fa aumentare anche un po' il senso di incertezza e di preoccupazione verso il futuro, aumentano le disuguaglianze e la solitudine. Questa procura, questa polizia, questi carabinieri hanno con le loro investigazioni fornito un quadro interessante, soprattutto per andare avanti, per avere tutti quanti delle maggiori anche energie da spendere. In quel periodo la magistratura, le forze di polizia non facevano altro che tagliare e noi tagliavamo. Quindi che cosa succedeva? Che lo Stato complessivamente rimaneva assente. E laddove c'è meno Stato, c'è più mafia. È un'equazione assolutamente proprio che non dà spazio a niente. Di accettare l'idea che ci sia nella nostra città la mafia, così come lei l'ha brillantemente descritta, è per gli imprenditori molto difficile, perché non abbiamo geneticamente ancora sviluppato gli anticorpi per capire come gestire, come costruire un sistema. Un ringraziamento va anche a quei cittadini che decidono di non far finta di niente. Nella loro quotidianità, anche nelle cose piccole, nell'essere corretti anche nelle cose piccole. Associare il nome della mia città alla parola mafia è stata oggettivamente un trauma, diciamo, da cittadino romano, ma anche da persona che in questi anni ha avuto delle responsabilità all'interno della città. La mafia basa la sua forza sul dominio, cerca di dominare le persone attraverso i bisogni che non possono essere soddisfatti in altro modo. Il senso delle istituzioni. Dobbiamo recuperare la credibilità di istituzioni che in questi ultimi 20 anni sono state sistematicamente smantellate. Questo rapporto è il primo che esce dopo tanti anni, anche un punto di ripartenza.